Natale. Già, ma come se c'era una cucina di Natale? No, la signora. Siamo appena alle 9 del mattino, buongiorno, iniziamo la terza puntata di Peppe il Padiciere. Questa puntata è stata Peppe l'impastatore. Finalmente ha trovato una cliente che vuole essere fatto lo shampoo da lui. Ed è la signora Giustina. No, e adesso vi mostreremo. No! Interverremo nelle mani. No, spieghiamo meglio che tutto Natale, siccome si impastano i casatielli, gli struffoli, le pastiere. Non state facendo rilassare la signora. Peppe impasta anche. Peppe impasta anche i capelli. Siccome si impastano. Ha fatto un corso di camera, ma è il titolare, prima di fare il parrucchiere. Peppe, adesso non è un casatiello, cioè. Perché Peppe impasta? Fa uno shampoo rilassante. Rilassante e impastato. Il cellulare non si può mai, caro genio. Peppe, non sono struffo lì. Come la a fare partire, Peppe? Bravo. Peppe, non c'è le vecchie. Peppe, troppo, ragazzi. Peppe, impastato. Ragazzi.